Allora amici di Ciocomo, buongiorno, buongiorno. Siamo qua in via Milano a Como perché alcuni dei residenti e dei commercianti soprattutto ci stanno segnalando che quando piove la situazione è abbastanza delicata, insomma sostanzialmente adesso vediamo che i pullman passano in questo caso abbastanza a distanza, ma normalmente che cosa accade? Allora sentiamo Massimo e poi la tua collega. Normalmente si inondano i passanti perché ci sono delle pozze. Quindi l'ombrello si deve usare così? Sì, di fianco, questo è l'ombrello che dobbiamo usare qua di fianco e diamo ai clienti per non bagnarsi. Questo è un grosso problema, vanno a alte velocità le persone e creano disagi anche ai negozi che purtroppo possono far entrare una persona alla volta e quindi la gente scappa e non aspetta neanche perché ci fanno perdere pure i clienti. Ma quindi perché la gente quindi deve rimanere fuori e deve passando fuori, via una cosa del genere. Abbiamo già spedito una lettera a voi. Cos'è che chiedete sostanzialmente? Chiediamo di andare piano oppure che il comune intervenga a fare questi buchi perché stanno diventando dei grandi fossi. In effetti abbiamo visto anche noi adesso, forse non c'è ancora una pozzanghera grossa, no, però ci stiamo attrezzando per prendere le pinne, assolutamente, perché a questo punto se vengono le pinne è la muta. Perché in effetti è un disagio insomma abbastanza importante questo che voi... Il grande problema sono i pullman che passano a grande velocità, qualcuno rallenta perché bisogna dire. Perché in effetti abbiamo visto prima, quando qualcuno vede fuori che li riprende. Ma quando non vedono niente frecciano, come vedete adesso si allontanano perché siamo qua vicino, ma di solito bagnano normalmente le cose. In questo caso però va detto, in questo caso è andato molto tranquillo. Sì, è tranquillo perché c'è lì. Ecco, sentiamo anche, come ti chiami? Io Viviana. Viviana, anche tu mi dicevi che... Sì, addirittura a volte quando la pozza è enorme, l'acqua arriva fino in alto le vetrine, mi cola, mi apre leggermente la porta e mi entra. Ecco, infatti tu hai messo anche addirittura... Ho dovuto mettere... Sì, oggi non c'è una pozza enorme, ma quando si forma quell'enorme pozza succede anche questo. Ah, ecco, perfetto. Quindi è un disagio, in effetti l'abbiamo visto, l'abbiamo voluto testimoniare, che quando piove... può essere sicuramente fastidioso, ecco, diciamola così. Soprattutto adesso che purtroppo possiamo far entrare una persona alla volta e che le persone devono rimanere fuori. Quindi chiediamo che intervenga immediatamente o il comune a mettere dell'asfalto oppure che i pullman viaggino almeno a 10-15 all'ora. Cioè che sì, che procedano insomma diciamo a velocità più bassa per evitare di lavare completamente. Ok. Comunque dopo la PEC che abbiamo spedito non abbiamo avuto nessuna risposta. Voi avete già scritto, vero? Scritto, e la risposta è stata zero. Okay. Complimenti a SF. Allora vediamo un po', noi per il momento abbiamo registrato ovviamente la vostra presa di posizione, chiederemo anche ad ASF ovviamente domani una eventuale controreplica. Questo è oggettivamente un problema. Il problema di via Milano Bassa da metà in su per circa una quarantina di negozi che vanno in effetti qui vediamo che qui la pozza è abbastanza importante, quasi un lago. Insomma ci sono anche diverse altre segnalazioni come in Viale Varese, insomma guarda questo, vediamo un po', questo, in effetti qua può essere sicuramente un disagio diciamo così per le persone che sono qua. Va bene, quindi chiedete di intervenire, di fare qualcosa, di sistemare, perché qui e poi anche i tombini sono chiusi, l'acqua non defluisce. Ah, ecco, quindi è un problema anche... Secondo me sì, perché a volte con un bastone, una scopa, se si tocca un attimo quando c'è la pozza enorme, poi defluisce piano piano. Vabbè, è una segnalazione, come tale ovviamente noi la prendiamo, ovviamente ci mancherebbe altro, e vediamo se ci sarà una soluzione. Grazie della cortesia, buongiorno a tutti da via Milano.